Dopo una lunga attesa, in questa settimana prenderanno il via tutti i campionati di basket. A dare là la nuova stagione della palla al cesto sarà la Serie A, che nell'occasione riaprirà i battenti con un turno infrasettimanale spalmato su 3 giorni, da martedì con Pesaro Fortitudo ad aprire le danze a giovedì. L'Oriora Pistoia farà il suo esordio mercoledì sera a Trento, su un parquet storicamente ostico per i biancorossi. Insieme alla squadra di coach Carrea scenderà in campo anche la nostra emittente con il consueto dopogara in diretta, stavolta eccezionalmente in onda sul canale sportivo Sport TVL 193. Nel weekend prenderanno il via anche i campionati di Serie B maschile e A2 femminile, quelli che solitamente seguiamo più da vicino. Fra i cadetti spiccano i due derby regionali in programma domenica pomeriggio al Palaterme fra Montecatini ed Empoli e al Fontevivo fra l'Etrusca San Miniato e l'ambiziosa Pallacanestro Lucca. Sia le partite dei Termali che quelle dei Pisani verranno trasmesse in cronaca registrata sulle nostre reti. Nel secondo torneo nazionale al femminile, sabato sera, al Palapertini di Pontebugianese, la rinnovata Nico Basket se la vedrà con il Team High School Roma. Per le ragazze del presidente Nerini l'obiettivo base resta la salvezza, da raggiungere quanto prima, poi si vedrà.